Pollicioni verdi, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Oggi affrontiamo un po' un tema particolare, ci domandiamo, cioè assieme, se si può seminare un prato ad ottobre. Questo video potrebbe essere veramente estremamente breve perché la risposta è assolutamente sì. Però ci sono alcune cose da sapere e altre cose da fare. Partiamo dalle cose da sapere. Dunque, l'autunno rappresenta in assoluto il momento migliore dell'anno per quanto riguarda le semine e le risemine del prato. In autunno si verificano quelle condizioni magiche di temperatura, di umidità, di assenza degli stress che fanno di questo periodo il migliore in assoluto, meglio ancora della primavera. Ed è per questo motivo che in Besprato insistiamo così tanto nel sollecitare le persone a fare le semine e le risemine in questo periodo. La percentuale di successo delle semine eseguite alla fine di settembre e anche, lo vedremo tra un attimo, all'inizio e a metà di ottobre raggiungono, hanno delle probabilità di successo decisamente superiori. Detto questo, quando però le temperature iniziano ad abbassarsi, c'è bisogno di sapere alcune cose. Quali sono queste cose? Il primo elemento da tenere a mente è che le cultivar, le specie, le tipologie di sementi che vengono utilizzate per la semina e la risemina hanno dei comportamenti diversi. Alcune germinano anche quando fa un po' fresco, altre meno, altre assolutamente no. Se ad esempio stai pensando di fare un prato di macroterme, di gramigna, di Bermuda grass, di Tutelesinodon, Pennisetum clandestinum, Zoysia, eccetera, 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 bene, devi sapere che, ecco, quelle non le puoi seminare, ma non le puoi seminare, non le avresti potute seminare nemmeno a settembre e, dal mio punto di vista, nemmeno ad agosto. Sono le macroterme delle sementi che vanno seminate ad aprile, quando fa bene caldo. Ma all'interno delle specie di microterme che vengono utilizzate, tipicamente le festuche fini, la festuca rondinacea, le festuche rosse, i loietti e la poa, all'interno di questi miscugli, all'interno di queste tipologie di sementi, ve ne sono alcune che sono più rapide, ad esempio i loietti, solitamente nascono molto velocemente anche a temperature piuttosto bassine, mentre viceversa, i miscugli basati su festuca rondinacea hanno bisogno di temperature leggermente superiori. La seconda cosa da sapere è questa. Il riferimento che devi avere in testa è la temperatura media. Di giorno sappiamo che le temperature vanno su, possono raggiungere anche in questo periodo temperature ben oltre i 20 gradi, i 25 gradi, in alcuni casi nel sud Italia le temperature adesso sono ancora a 30 gradi, di notte possono scendere sotto i 20, in alcuni casi possono scendere sotto i 15. Affinché avvenga la germinazione, la temperatura di riferimento per definizione viene presa quella media. E adesso volevo farti vedere, ad esempio, questo è il report delle temperature massime e minime effettuate attraverso la centralina di Besprato, che fanno vedere, immagino è un po' impallato che non si vedrà, come si è sempre mantenuta la temperatura media abbastanza alta, ma negli ultimi giorni sta scendendo. Adesso siamo intorno a dei valori, in questi ultimi due giorni si è un po' raffreddato, adesso dovrebbe ritornare su un po' la temperatura, siamo intorno ai 15 gradi. 15 gradi è un po' uno spartiacque, nel senso che nel momento in cui le temperature medie scendono in maniera significativa sotto i 15 gradi, temperatura media stiamo parlando, quindi magari temperature di giorno che vanno sui 18-19 gradi e di notte scendono sotto i 10, fanno una temperatura media intorno ai 15. Quando questi valori scendono ulteriormente, la temperatura media si abbassa. Ecco che bisogna iniziare, non dico a preoccuparsi, ma
a effettuare alcune modifiche sulle scelte, lo vedremo tra un attimo, e sulle operazioni di semina quando le temperature medie vanno sotto i 15 gradi, 13 gradi. Quando le temperature scendono sotto questi valori, bisogna ad esempio porre una maggiore attenzione, ad esempio nelle scelte delle cultivar, nelle scelte delle specie di sementi da utilizzare, e va posta anche una maggiore attenzione sul processo di semina. Cosa vuol dire tutto questo? Vi faccio qualche esempio. Abbiamo detto prima che la festuca arrodinacea ha un bisogno di temperature mediamente superiori ai 15 gradi per temperature medie superiori ai 15 gradi per germinare. Questo discorso è vero, però all'interno delle festuche arrodinacee ci sono dei comportamenti che possono essere diversi a seconda delle cultivar. Cosa sono le cultivar? Sono delle sottospecie, delle selezioni di specie di festuca arrodinacea. La famiglia delle poacee, il genere è la festuca, la specie è festuca arrodinacea e le cultivar poi sono quelle sottospecie che vanno un po' a definire quelli che sono i comportamenti finali. Questo per dirti che ci sono delle festuche arrodinacee che hanno bisogno di più caldo, ci sono delle festuche arrodinacee che germinano anche con temperature più fresche. Da questo punto di vista il mio consiglio è ovviamente quello di chiedere al rivenditore, al negoziante, a noi di Besprato, abbiamo un servizio completamente gratuito proprio per andarti a consigliare la semente giusta in relazione alla zona dove tu abiti, perché è evidente che una semina fatta in Val d'Aosta adesso è diversa da una semina fatta a Roma o a Palermo, ok? Quindi nella descrizione di questo video, oltre a trovare un approfondimento con tutte le tecniche corrette per eseguire una semina del prato, una risemina del prato ad ottobre, c'è anche il nostro servizio di consulenza, ripeto, completamente gratuita e senza impegno. Una volta capito questo discorso e bada bene, la differenza di comportamento delle cultivar non è solo relativa alla festuca arrodinacea, ma è anche ai loietti. Ci sono dei loietti che germinano a bassissime temperature e loietti che invece hanno bisogno di temperature leggermente più alte. Anche qua è difficile dare delle indicazioni concrete perché ogni produttore ha a catalogo dei loietti a più rapida o meno rapida germinazione, delle festuche arrodinacee a più rapida e a meno rapida germinazione. Fatto questo lungo preambolo, andiamo a vedere però una serie di buone pratiche, di cose da fare per far sì che anche le semine o le risemine durante la prima parte di ottobre e anche durante e dopo la metà di ottobre riescano ad avere successo. Sì, ti ho detto anche dopo metà di ottobre. Personalmente qua al nord farò delle sperimentazioni proprio a metà del prossimo mese, cioè a metà di ottobre, relative a delle semine fatte con delle sementi che notoriamente faticano un po'. Voi sapete che Besprato è un po' un laboratorio sperimentale, quindi continuate a seguirci se siete interessati a questi argomenti e vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube, attivando anche la campanella per venire avvisati di quando escono nuovi video. Ma torniamo a noi, le cose da fare, stavo dicendo. Vediamo adesso alcune pratiche che sostengono, aiutano la germinazione in caso di basse temperature. La prima cosa, suggerimento che ormai fa parte del leitmotiv, è un po' il suggerimento che diamo praticamente sempre, ma in questo caso assume una rilevanza superiore. Sto parlando dell'utilizzo del terriccio. Nelle semine effettuate quando le temperature iniziano ad abbassarsi, l'utilizzo del terriccio, di un buon terriccio da prato, ricco di sostanza organica che scalda un po' il terreno, ricco di fibre di cocco, perché il cocco ha questo potere termoregolatore, di fibre di legno, di questo tipo di sostanze che mantengono da una parte l'umidità costantemente nei valori ottimali e aiutano anche a riscaldare un po' il tutto grazie appunto alla presenza di queste fibre. Nella descrizione di questo video troverai anche degli esempi di terricci da utilizzare, perché non tutti i terricci vanno bene, bisogna utilizzare dei terricci specifici per prato e voi sapete che se avete anche un occhio o comunque una certa attenzione nei confronti dell'ambiente è molto importante utilizzare terricci senza torba.
Secondo consiglio, secondo piccolo suggerimento da tenere a mente, è quello di non andare a interrare le sementi. Anche questo è un po' una regola del metodo Besprato, quello di lasciare le sementi in superficie e fare solamente una rullatura. Che se alla fine d'estate, ad esempio ad agosto, può avere delle piccole controindicazioni, soprattutto quando ci sono temperature molto elevate, se non fai la massima attenzione a mantenere umido, le semi in superficie tende più facilmente ad asciugarsi, anche se germina potenzialmente prima. Man mano che invece l'autunno inizia ed entra nella sua parte centrale, ecco che il lasciare le sementi in superficie dà dei vantaggi, perché riesce a recepire tutto quel po' di calore che arriva grazie all'insolazione, grazie ai raggi solari. Terzo suggerimento è sicuramente quello di porre da una parte la massima attenzione affinché l'umidità del terreno e quindi delle sementi rimanga costante. Dall'altra parte, man mano che le temperature si abbassano, bisogna fare attenzione a non esagerare. Se alla fine dell'estate, alla fine di agosto, bisogna magari effettuare 5, 6, 7, 8 piccole irrigazioni durante il giorno per garantire l'umidità del terreno e quindi della semente, a ottobre saranno sicuramente necessarie meno irrigazioni. Di nuovo, il consiglio qui è quello di andare a controllare con la manina, andare a toccare il terreno, verificando che rimanga umido costantemente per tutto il giorno. Infine, due considerazioni ovviamente le dobbiamo fare relativamente alla scelta delle sementi. Capisci che man mano che le temperature si abbassano, la scelta delle sementi diventa più cruciale. Puoi andare in difficoltà se fai una semina con temperature medie sotto i 15 gradi senza porti la giusta riflessione del tipo di cultivar che vai a utilizzare. In altre parole, scegliere così una festuca rondinacea a caso può essere un grave errore. Un'altra cosa nella quale porre attenzione, oltre alla scelta delle cultivar, oltre alla scelta delle sementi, oltre alla scelta dei mix da utilizzare, è sicuramente quella relativa alla freschezza. Siamo nel periodo dove è più facile prendere delle cantonate, in quanto alcuni, purtroppo, ahimè, magazzini di rivenditore sono dotati ancora di semente piuttosto vecchia. Se non acquisti le sementi nel nostro store, che notoriamente fa della semenza fresca con la garanzia di ultima produzione, il suo cavallo di battaglia, ripeto, se non acquisti, ed è tua assoluta libertà non farlo, nel nostro store, accertati veramente molto molto bene che quelle sementi siano fresche. Se non sono fresche, hanno bisogno di più calore, hanno bisogno di condizioni migliori, e quindi quando il frescolino di ottobre arriva, ecco che ci possono essere dei problemi veramente molto elevati. Bene, pollicioni verdi, spero che questo video abbia fatto un po' di chiarezza, no? Su questa domanda che molto spesso ci fate relativa a: è possibile seminare il prato ad ottobre? Avrete capito che la risposta è ovviamente sì, però ci sono tutte queste considerazioni da fare. Nella descrizione di questo video vi ho inserito un link di approfondimento nel quale sono un po' riepilogate tutte le cose che ti ho detto. All'interno troverai anche delle altre indicazioni, degli altri suggerimenti per velocizzare e sostenere la semina in autunno. Qui non ho accennato ad esempio alla scelta del concime e ad altre cose che sono importanti da fare, ma ti ripeto, nell'approfondimento che troverai in descrizione c'è scritto tutto quanto. Pollicioni verdi, questo video si conclude qui, spero che vi sia stato di aiuto, che l'abbiate trovato interessante. Nel qual caso ricordatevi sempre di mettere un bel mi piace, prendi considerazione di iscriverti al nostro canale YouTube attivando anche la campanella per venire avvisato di quando escono nuovi video. E con questo è veramente tutto, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti, pollicioni!